Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Costui rispose: Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. Gli disse: Hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: E chi è il mio prossimo? Gesù riprese: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: Abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno. Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose che ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse: Va e anche tu fa così. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. L'obbedienza a Dio e ai suoi santi comandi, fratelli e sorelle carissime, è chiaramente il tema su cui la liturgia della 15ª domenica del tempo ordinario, questa che stiamo celebrando, intende far convergere la nostra attenzione. Tutti sappiamo che obbedire comporta sempre un grande sacrificio, anzi, probabilmente il più grande sacrificio di un essere umano. Perché l'atto dell'obbedienza coinvolge le nostre facoltà più nobili, che sono la volontà e l'intelletto, richiedendo una sottomissione a ciò che è altro da sé. In teologia ascetica si distinguono 2 tipi di obbedienza, una più facile, per quanto facile possa essere, e una più difficile. Quella più difficile all'obbedienza si chiama di giudizio, con cui noi conformiamo il nostro modo di pensare e di giudicare a quello di chi ci comanda e che è più grande di noi. Quindi non soltanto eseguo, ma quello che pensa che mi dà quell'ordine e ciò che sta dietro quell'ordine, io lo faccio mio. È una cosa molto difficile, Poi c'è la semplice obbedienza della volontà, in cui dico: io non sono d'accordo, io non obbedisco, cioè non è, però mi dici di fare così, lo faccio. Spero di essere stato chiaro, no? Ora, il sacrificio dell'obbedienza, amici e sorelle carissimi, a chi lo dobbiamo offrire? Un essere umano a chi deve obbedire? Allora, evidentemente, va offerto anzitutto a Dio. La prima lettura è chiarissima al riguardo, no? Perché è l'unico che davvero lo merita sempre e comunque, perché Dio non si sbaglia e non si può sbagliare. Quindi chiunque si conforma non soltanto alla volontà di Dio, quindi eseguendo ciò che Dio chiede, dice: ma io non sono d'accordo che il 6° comandamento è peccato, però lo faccio lo stesso. Vabbè, se lo fai lo stesso, ma il problema è che devi essere d'accordo che è peccato.
Questo significa l'obbedienza, perché se Dio ti dice che quella cosa è male, anche se tu il male non lo vedi, stai tranquillo che il male c'è. Siamo noi che non lo vediamo. Quindi è l'unico che non può mai errare. Quindi chi sottomette la propria volontà e le proprie scelte alle leggi dell'Altissimo e i suoi giudizi a quelli dell'Altissimo può stare sicuro di camminare sulla via retta e di non peccare. Vediamo le letture di oggi anche il Vangelo. Che cos'era il Vangelo di oggi? La parabola del buon samaritano. Facciamo così. La parabola del buon samaritano viene pronunciata in questo contesto. Quindi dove Gesù dà il duplice comandamento dell'amore, l'amore di Dio e l'amore del prossimo. Ed è una specificazione dell'amore del prossimo, ma non solo. Ecco, negli anni passati ho cercato di presentare su questo Vangelo alcune bellissime pagine dei padri della Chiesa. Oggi chiaramente stiamo affrontando altri punti di vista, non ci sarà modo di riprenderle queste cose. Il testo del Deuteronomio comincia con un'esortazione all'obbedienza che va subito spiegata. La rileggiamo, eh? Obbedirai alla voce del Signore tuo Dio, osservando i suoi comandi e i suoi decreti scritti in questo libro della legge, e ti convertirai al Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima. Attenzione che in ebraico obbedire, in particolare obbedire a Dio, proprio per la forma sintattica particolare che si adopera in questa lingua, significa letteralmente ascoltare dal basso, cioè è un ascolto di un inferiore verso un superiore, cioè è un ascolto così, quindi è evidente che chi parla è più grande di te. Quindi si mette in un atteggiamento di chi già ode con l'intenzione di ascoltare, perché ritiene il detto autorevole, perché proveniente da chi è più grande di noi. E quindi, mentre sente quello che viene detto, ha l'intenzione di farlo proprio, di rifletterci e di tradurlo in vita. Questo è l'ascolto biblico ebraico. Quali sono le cose su cui Dio chiede l'obbedienza? Leggiamo sempre il testo, Obbedirai i suoi comandi, i suoi decreti. Allora, i suoi comandi in ebraico è mitzvah. Noi oggi li chiameremmo con un'espressione comune comandamenti, cioè quelle immutabili leggi promulgate da Dio in persona, quelle che non cambieranno mai, quelle che sono sintetizzate nel decalogo. D'accordo? Sia attraverso l'ordine della creazione, la cosiddetta legge naturale, che oggi non osserva più quasi nessuno, sia attraverso i comandi positivi sanciti da Dio stesso. Prima ho citato un comandamento oggi famoso. Voi pensate che le cose sul sesto comandamento sono cambiate? Voi pensate? Sì o no? Ma la cultura di oggi questo pensa, no? Perché due giovani che vanno a convivere oggi, che cosa dicono? Ma oggi ormai non c'è più niente di male. Oggi ormai non c'è più niente di male. Ma il problema è questo qui. O il sesto comandamento non è mai stato formulato, non è stato mai ben capito, oppure questa cosa non può essere possibile. Capite? Quindi altro è che una cultura o una società si allontani gradualmente dalla legge di Dio, altro è pretendere che la legge di Dio cambi o si adatti. Guardate che questo è un problema di strettissima attualità, non mi fate scendere troppo in particolare, ma come diceva Gesù nel Vangelo, chi può capire capisca, basta che uno sia un pochino informato su tante cose che si muovono in giro. Questo è un tema di strettissima attualità, cioè è suscettibile di cambiamenti nel tempo la legge, i comandi di Dio, i mitzvah. Cioè i mitzvah in ebraico è proprio una cosa, perché si va in ebraico, il verbo significa ordinare, comandare in maniera tassativa e perentoria. Quindi non è un qualche cosa di mutabile o di discutibile, è proprio intrinsecamente immutabile. Siamo tutti quanti noi perfettamente convinti che su questo non si può transigere, perché sui principi non si può mai transigere, sui principi non c'è possibilità di transizione. Sulle situazioni concrete si può vedere come applicare i principi al caso concreto, ma sui principi mai. Ora, evidente, poi, dopo i comandi, i suoi decreti. I decreti, dal termine ebraico, che tra l'altro la Vulgata traduce con cerimonias, si intendono
si intende un riferimento ai precetti cultuali, ossia le norme ordinate al culto di Dio. Quindi anche le norme ordinate al culto di Dio hanno una valenza, ad una forza intrinseca, nell'Antico come nel Nuovo Testamento. Ora, perché questa forza della legge di Dio divenga realtà, occorre, si legge sempre nel testo, una conversione al Signore. Ti convertirai al Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima, quindi riconoscendolo come proprio Dio. Con tutto il cuore, sapete che il cuore nella Sacra Scrittura non è come per noi la sede dei sentimenti, attenzione, il cuore è il centro più profondo dell'uomo, è il luogo dove avvengono le decisioni più profonde, è il luogo dove mi esprimo io nella profondità delle mie scelte come persona. E con tutta l'anima, l'anima, anche secondo la teologia occidentale, è la sede della volontà e delle altre facoltà spirituali che devono volgersi e convergere anzitutto su Dio, sulla conoscenza di Lui e dei Suoi voleri. La conversione è un fatto molto profondo quando è autentica. Il testo prosegue specificando che tutto questo è possibile all'uomo solo che lo voglia. Questo comando che ti ordino non è troppo alto per te, non è al di là dal mare, anzi è vicino a te, sulla tua bocca e sul tuo cuore. Sta soltanto aspettando che tu la metta in pratica. Basta soltanto che ti decidi. Ora, ogni persona che ha incontrato il Signore non c'ha bisogno di riflettere troppo su queste parole, perché le comprende bene. Perché la conversione, ogni grande convertito sa questa cosa, non è altro che un aprirsi, spalancando le porte del cuore, a ciò che in fondo la persona già percepiva, già coglieva e riconosceva. A me innumerevoli volte mi è capitato di sentire persone che hanno avuto delle bellissime esperienze di Dio e che mi dicevano: sì padre, una volta ero lontano, quindi non mi rendevo conto di tante cose, però se ci rifletto bene e sono onesto con me stesso, che c'era qualcosa che non va in quello che facevo, io lo sentivo. È sempre così, nella misura in cui una persona è capace di entrare in se stessa e di ascoltare la profondità del proprio cuore. Quando noi stiamo svalvolando, se ci siamo sinceri, se ci mettiamo in ascolto, abbiamo la possibilità di rendercene conto, anche se non abbiamo una formazione così precisa, tale da, quindi da saper riconoscere un peccato mortale, distinguerlo bene, riconoscerlo, chiamarlo per nome e cognome, eccetera. Perché nel cuore di ogni uomo Dio parla, e quando la creatura si decide finalmente a volerlo ascoltare, quindi spalancando bene la porta, non c'ha più paura, non gli mette più delle barriere al Signore, Dio comincia una pianta più, dice: ma io padre non so quello che Dio vuole. Io dico sempre: lo vuoi sapere veramente? Ma ti interessa sul serio sapere quello che Dio vuole da te? Sapere come stanno le cose, ti interessa sul serio? Te lo dico io quello che devi fare. Vai davanti al tabernacolo, diglielo al Signore, ma col cuore, e poi vedrai quello che succede. Dio ti fa una testa così, perché Dio non vede l'ora di parlarci e dirci tante cose. Il problema non sta dalla parte sua, il problema sta dalla parte nostra. Sapete mia mamma come diceva, no? Che c'è tanta gente che cerca lavoro e prega a Dio di non trovarlo. Non so se conoscete questo proverbio. Tutti dicono: ti interessa sapere quello che Dio vuole? Sì, sì, sicuro. Vi ricordate il giovane ricco, no? Voglio sapere, dimmi che devo fare per avere la vita eterna, forza, spara, dimmi tutto, vendi tutto e dalle ai poveri. Arrivederci Signore. Capite, no? Questo succede sempre, succede, si cerca lavoro e si prega di non trovarlo. Quindi quando noi rientriamo in noi stessi, ritroviamo il nostro io, ritroviamo quell'io bellissimo, quell'anima bellissima che abbiamo tutti, creata immagine e somiglianza di Dio, quello che si mette facilmente in sintonia con le frequenze celesti perché è stato creato da Dio, è sommamente amato da Dio, quella parte di noi in cui Lui, nonostante la possibilità di essere respinto dal nostro libero arbitrio, cosa che succede molto spesso, però mai smette delicatamente di parlarci, di esortarci, di illuminarci, di spingerci al vero e al bene, senza mai costringerci. Ma fino a quando c'è vita dell'uomo, il Signore non cessa nella sua bontà di cercare di spingerci verso di Lui.
muovendo liberamente le nostre facoltà, perché liberamente possiamo dirgli il nostro sì, no? Ora, nel Vangelo, Gesù approfondisce la qualità della risposta che l'uomo deve dare al manifestarsi di Dio a lui. Non è solo una semplice obbedienza. Nel Nuovo Testamento non è soltanto, che è già tanto, obbedire a Dio con la volontà e col giudizio, per carità, ma è di più. Amore pieno e totale, dice il primo comandamento, anche questo, un altro mitzvah. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima, perché comandamento? Perché è la cosa più importante in assoluto. In assoluto, è la prima cosa che devi fare, la prima. Fatto il primo, che non fa quasi nessuno, il secondo poi diventa agevole. Guardate che non è vero che senza Dio si ama meglio il prossimo, Non è vero questo qui. Si ama il prossimo nella misura in cui si ama Dio, perché amare il prossimo, ditemi un po', gli esseri umani sono tutti quanti simpatici e amabili, secondo voi? È facile amare il prossimo? Tutti i prossimi? Non mi fate fare esempi dal pulpito, d'accordo? Non è tanto facile, perché molti prossimi non è che sono così simpatici. C'hanno dei peccati, c'hanno dei difetti, ci stufano, a volte ci disturbano, ci trattano male, ci perseguitano, quindi non è che ci verrebbe da amarli se molte volte, ci verrebbe da prenderli a schiaffi, per non di peggio. E come si fa ad amare questa gente qui? Se c'è una motivazione soprannaturale, sapete come si formula l'atto di carità? E per amore tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Perché amo il prossimo? Perché so che per quel prossimo Gesù ha dato il suo sangue e lo ama, né più né meno di come ama me, anche se è cattivo. Perché Gesù non ama una persona in considerazione delle sue qualità morali, ma ama l'anima che lui stesso ha creato e che fa di tutto per salvare fino a quando c'è vita. Certo, se una persona è cattiva è un amore doloroso, se una persona è buona è un amore di compiacenza, però l'anima ce l'ha pure il più viscido degli esseri umani, e quell'anima è creata da Dio, e quell'anima Dio vorrebbe, se quella persona glielo consente, salvargliela e portarsela con sé in paradiso. È questo che ci dà la motivazione per dire: io questo me non lo vedo e meglio sto, Signore mio, però almeno per la sua conversione, per la sua salvezza ti prego, mi astengo dal trattarlo male, anche se meno lo vedo e meglio sto. Se mi dai la forza magari cerco pure di fargli qualche gentilezza, questa è un po' più difficile, eccetera eccetera eccetera. Ecco, quindi Dio è sommamente amabile e pertanto deve essere sommamente amato, il prossimo un pochino meno, no? Attenzione che al testo antico del Deuteronomio, concludo, Luca aggiunge, sapete che nella formulazione originaria, il comandamento dell'amore di Dio, penso che lo ricordate, no? Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutte le forze. Luca aggiunge e con tutta la dianoia. La dianoia in greco è l'intelligenza discorsiva. Non è infatti possibile amare ciò che non si conosce. Per amare Dio occorre, questo me l'avete sentito dire tante volte, applicarsi anzitutto a conoscerlo, perché noi non possiamo amare uno sconosciuto. Vi ricordate l'immortale catechismo di San Pio X? Anche questo l'ho detto tante volte. Perché ci ha creato Dio? Per conoscerlo, amarlo e servirlo. Questa triplice sequenza è una sequenza logica. Se tu lo conosci, lo ami, perché se tu conosci Dio è impossibile che non lo ami, se lo conosci veramente, perché Dio è sommamente amabile, è impossibile non amare chi ti ama come Dio, chi è bello come Dio, chi è santo e chi è buono come Dio, è impossibile. Chi non ama Dio sicuramente è anche perché non lo conosce, perché se lo conoscesse è molto difficile non amarlo. E se lo ami, è chiaro che lo servi volentieri. Servirlo che significa? Significa obbedirgli. Capite cosa sta dicendo Gesù, no? Ci ha chiesto l'obbedienza, ma l'obbedienza diventa leggerissima, anzi quasi non te ne accorgi, quando c'è l'amore. Perché se io il Signore lo amo veramente, sono convintissimo che Lui mi ama veramente, qualunque cosa mi chiedi io la faccio, e la faccio volentieri, perché sono sicurissimo che quella cosa è per il mio bene, non mi pesa più. Capite? Tanto è vero, prima ho citato il giovane ricco, se voi fate attenzione nel Vangelo secondo Marco,
Marco, che ha sempre un grande, nota un particolare. Quando lui gli fa la domanda, dice, che mi manca ancora? Vi ricordate? Dice, Gesù fissatolo, lo amò e gli disse, vendi tutto. Cioè, quello che sembra, ma questo mi sta a distruggere la vita, danno a vendere tutto. È un atto d'amore. Cioè, lo sta amando più degli altri, perché gli sta dando la possibilità di liberarsi di tutto e di entrare in una dimensione meravigliosa. Lui non è che semplicemente ha disobbedito, ha chiuso le porte a quell'atto d'amore, quindi ha impedito di essere raggiunto dall'amore di Dio e quindi se n'è andato. Ecco, quindi, bene, Gesù nel Vangelo di San Giovanni, e concludo, dice queste bellissime parole: questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Nell'Antico Testamento, nel profeta Osea, si legge un'altra parola molto significativa e a mio avviso molto attuale, terribile, ma profonda. Perisce il mio popolo, dice il Signore, per mancanza di conoscenza. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio. Perisce il mio popolo per mancanza di conoscenza. Quindi, se non conosciamo l'unico vero Dio, e quindi non lo amiamo, e quindi non lo serviamo, siamo morti. Quindi, mettendo in pratica tutto questo, quindi anzitutto un'attenzione grande a crescere nella conoscenza del Signore, ci avviamo sulla buona strada per adempiere il primo e il più grande di tutti i comandamenti. E ricordiamo che da questo dipendono tutti gli altri, e non solo dipendono tutti i comandamenti, ma dall'osservanza del primo comandamento dipende tutto, ma proprio tutto, 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 tutto della nostra vita cristiana e umana. Siano lodati Gesù e Maria.